Riccardo, sei entrato nel secondo tempo quando la situazione era complicata. È chiaro, non è facile riprendere una partita dallo 0-2. Un paio di occasioni le hai avute anche tu, però stasera davvero sembra una serata storta. Sì, diciamo che nel primo tempo secondo me abbiamo fatto anche un buon primo tempo, perché abbiamo fatto una buona organizzazione di gioco, abbiamo avuto anche delle occasioni, la traversa di K. Loro sono stati cinici e concreti nel praticamente far gol nelle uniche due occasioni che hanno avuto nel primo tempo, forse su due nostri errori, non tanto su errori a livello di gioco organizzativo della squadra, ma a livello un po' individuale. E nel secondo tempo pure la mia traversa è... diciamo che non siamo riusciti a ciuffarlo. 7 minuti che però vi hanno condannato dall'1-0 di Mosti al 2-0 di Valentini. È stato quello il momento decisivo della partita? Sì, è stato quel momento lì. Forse quando abbiamo preso l'1-0 dovevamo un attimo ricompattarci, rianalizzarci un attimo, riorganizzarci per non prendere il 2-0. Però sono stati due gol un po' così, anche un po' fortuiti loro. Il rammarico è non essere riusciti nemmeno a fare un gol per ridare un po' speranza a tutti. No, nello spogliatoio diciamo che noi siamo consapevoli della nostra organizzazione, della nostra forza, siamo consapevoli di avere un mister che è molto preparato, che organizza bene le partite. Adesso andiamo a Gubbio, testa bassa, lavoriamo e dobbiamo andare a vincerla a tutti i costi. Ecco, tante volte da quando sei arrivato a Teramo, Riccardo, questa squadra si è trovata in dei bivi da non poter sbagliare. Gubbio, da 1 a 10 che grado di difficoltà ha? È alto. Alto perché è una sfida a salvezza. Loro saranno consapevoli anche loro della partita importante che si va a fare. Quindi bisogna mettersi scudo e metto e andare a fare la guerra e andare a portare a casa i 3 punti.